Ciao ragazze, allora, questo è il secondo video che riguarda il tutorial per fare questo tipo di junk journal. Allora, come vi dicevo, ho saltato tutta la parte che riguarda la scelta delle pagine, quante pagine tenere, perché è un video che comunque bene o male avevo già fatto, quindi ve lo rilinko anche in questo video qua, nell'info box, così se volete andarvelo a vedere, se non l'avete visto, potete dare un'occhiata lì, va bene. Stessa cosa per la cucitura. Allora, anche per questo ho fatto la cucitura con i bottoni. Si può fare anche quella semplice, si può fare senza bottoni, si può fare incrociata. Ci sono varie soluzioni. L'unica cosa che non vado a fare in questo caso è la cucitura, quella nascosta, perché qui, essendo tutto di stoffa, è meglio che le pagine siano attaccate direttamente alla copertina, va bene? Perché sennò dà questo effetto un po' sbrindolo che insomma è meglio evitare, va bene? Quindi oggi vi faccio vedere qualche decorazione che avevo fatto per il gian giornale uguale a questo, va bene? Quindi, primissima cosa, allora, come avevo fatto a fare queste qua? Allora, vedete? Questo tipo di tag qui. Allora, semplicemente ho usato il mio dizionario solito mitologico, va bene? Ho incollato due pagine insieme. Io di solito le preparo già prima, magari nei tempi morti, do un'incollata a due pagine con la Prit e le lascio lì, va bene? Così quando mi servono devo soltanto strappare la pagina e usarla, va bene? Quindi, per fare questo tipo di discorso qui, ho strappato le mie pagine con questo righello che è tutto seghettato, che vi rilinco anche il link di questo righello qui che è gettonatissimo, va bene, e poi vado ad utilizzare queste immagini che sono di un kit di Nick the Booksmith, anche quello ve lo rilinco, e le ho stampate su questo tipo di carta qua. Allora, una di voi mi chiedeva se vanno bene anche per la stampante, quelle tipo inkjet, credo. Io ho una laser, quindi queste qui sono fatte apposta per la laser, per cui dovete cercare ad esempio su Amazon oppure in una cartoleria abbastanza ben fornita, diciamo, le etichette formato A4 specifiche per la stampante che avete voi, va bene? Nel mio caso è laser, quindi ho preso queste qua, va bene? Però, insomma, se avete un altro tipo di stampante, è meglio usare quelle sempre specifiche per la vostra stampante, va bene? Perché può essere che vadano bene anche per la inkjet, ma non sono sicura. Sono sicura che quelle per la inkjet non vanno bene per la laser, però viceversa potrebbero andare bene, ma non lo so. Per cui, piuttosto prendete quelle specifiche proprio per la vostra stampante. Quindi, io in questo caso ho già strappato le mie due pagine attaccate di dizionario, ho già passato il mio Distress Ink sui bordi, devo soltanto andare a attaccare il mio adesivo, va bene? Quindi giusto per, vi faccio vedere come viene il tutto. Ovviamente qua sono già andata a tagliare perché altrimenti facciamo notte. Quindi vedete che qua, in questo caso vedete che mi si taglia a metà, perché in realtà questo qui che ho comprato io non è un A4, ma è un formato più piccolo, sarebbe un A5, quindi viene separato in questo modo. Quindi se io stampo su un A4, cioè io ho fuori tagliato, ma non è un problema perché io faccio così, vado a appiccicare il primo pezzo, vedete come viene, e poi vado a appiccicare il secondo. Ovviamente finché è formato A5 riesco ancora a fare questo mestiere qua. Se fossero tutte etichette divento matta, va bene, perché è tipo puzzle. Quindi insomma faccio un po' di fatica. Quindi basta andare a centrare il tutto e fare questo mestiere qua. Ok, vedete come viene carino? Niente di trascendentale, però i bordi non si vedono, va bene. Certo, più tagliate l'eccesso meglio è, però voglio dire, quindi questa era una cosina che volevo farvi rivedere. Poi se avete domande chiedetemi pure. Poi l'altra cosa che vi faccio vedere è l'utilizzo di questo porta CD, va bene? Qui ho già dato un punto di cucitura giusto per portarmi avanti come al solito. Allora, in questo caso suppongo che lo metterò in questo modo qua, cioè attaccato a una pagina e venga fuori in questa maniera qua, va bene? Dopodiché
Ho già fatto con la Big Shot il buco, perché se lo voglio andare a coprire deve esserci un buco, va bene? Quindi vedete che in questo caso è abbastanza il suo. Se non avete la Big Shot potete utilizzare un qualcosa di rotondo, tipo questo è un vasetto di una giardiniera dove io metto dentro i bottoni, però vedete che più o meno è rotondo come lo spazio che mi serve. Se è un po' più piccolo va bene, è il più grande che non va bene perché si vede poi il bordo bianco, va bene. Una volta che avete fatto il vostro cerchio con la matita, fate un buco nel mezzo con le forbici e poi cercate di andare il più dritti possibile, insomma, cioè più aderenti al contorno il più possibile, insomma. Però vabbè, se avete la Big Shot ovviamente si fa prima. Quindi semplicemente io qua vado ad incollare questo pezzo, posso usare anche la Prit per dire. Quindi andiamo ad incollare. Poi praticamente dove mancano, diciamo così, dei pezzi, se ci sono degli spazi vuoti, aggiungo della carta che magari non c'entra niente, tipo la carta del dizionario, un altro tipo di carta, faccio un mini collage, quindi sarebbe così. Vado a prendere la mia carta e lo vado a centrare in questo modo. Poi semplicemente vado a centrare, scusate, a togliere l'eccesso. Allora, quindi prendo le forbici, magari queste qui che sono un po' più lunghe, così faccio anche prima. Poi questo portaci di comunque si può creare, si può fare da soli, va bene. Poi eventualmente magari a parte se vi interessa vi faccio un video su come andarlo a fare. Però se per caso non avete in casa qualcuno vecchio lo potete riutilizzare in questa maniera qua. Va bene. Ok. Allora vedete che qui comunque straborda un po', quindi qua andrò a metterci un qualcosa. Anche qua un attimo che l'ho tagliato un po' storto. Ecco qui. Quindi qui, ad esempio, io ho dei rimasugli, tipo questo pezzo qua, lo posso andare a mettere qui così. Magari uso questo. Cioè non è che deve essere preciso, preciso, insomma. È al contrario, ma fa lo stesso. No, non è il contrario, pensavo di sì. Vabbè, così si copre la parte bianca. Vedete? Ed è anche un po' più bellino, cioè volendo si può fare anche di là. Esempio. Si vede, sono centrata, sì. Posso metterlo ad esempio così, così, e questo pezzo qui magari lo metto dietro. Ok, mi sembra che sia storto qua, non so perché. Mi dà l'impressione di essere storto, boh, non lo so. Poi eventualmente qua da qualche parte, volendo, si possono utilizzare ad esempio queste farfalline qui che fanno parte del kit, se per caso avete preso quel kit lì.
di Love Junk Journal e si può mettere qua così. Aspetta, allora ho perso dove l'ho messo? Aiuto, perdo le robe, cioè ce l'avevo in mano prima, viene da ridere. Ma caspita, l'ho messo. Eccolo qua, cioè sotto il naso ce l'avevo, vabbè. Allora, si strappa un po' così. Così è un po' grosso. Allora, strappiamo un altro pezzettino. Più o meno, quindi adesso questa carta qua faceva parte di un altro kit di, mi sembra, TLC Creation, magari vi metto il link anche di quello, però sinceramente qua ho usato quel kit lì, ma perché l'avevo stampato, poi non l'avevo più usato e quindi mi era rimasto lì tra le mie varie carte scrap, va bene, quindi non è che ho preso questo apposta o che, cioè, ce l'avevo lì, quindi eventualmente potete usare anche le pagine del kit se avete preso quel kit lì, va bene, che ci sta benissimo, è che avevo questa cosa in più, allora ho detto vabbè dai, la riutilizziamo così, basta, solo per quello, quindi non state lì a comprarlo apposta, secondo me, in questo caso, però per carità, se magari vi piace quello lì, va bene, vabbè. Nel senso che poi voi potete fare un mix con quello che avete già, giusto? Ecco. Allora, questo sarebbe il davanti, per il dietro semplicemente, ad esempio, io ho questa bellissima rosa qua, la vado semplicemente a centrare e ad incollare. Quindi potete fare con la Prit, potete fare con questa, cioè è uguale. Faccio con questa semplicemente per fare un po' prima. Perché si asciuga un po' prima rispetto alla Prit e rimane un pochino più schiacciato il tutto, però va benissimo la Prit o quel tipo di colla lì. Allora, vediamo dove è il dritto, è così, quindi cerco di centrare la rosa e faccio una roba di questo tipo, semplicemente. Controllo che si chiuda, perché se non si chiude... E poi vado a tagliare l'eccesso. Tutto questo eccesso qui mi servirà poi per decorare l'altra busta. Allora, volendo qui, o la tengo così, oppure, come ho fatto per l'altro junk, posso sempre andare anche a mettere, ad esempio, un pezzettino così, giusto per dare un po' di movimento al tutto. Quindi penso che lo farò. Poi, volendo, sempre dentro il kit... ci sono delle piccole etichette da andare ad aggiungere, che secondo me sono molto carine. Adesso vi faccio vedere. Cioè, la cosa bella dei kit digitali, almeno per quanto mi riguarda, a parte il fatto che una volta che li prendi puoi stamparne tutte le copie che vuoi, va bene? Quindi, per quanto mi riguarda, è molto utile. Ma soprattutto poi ci puoi giocare, cioè non è che devi usare quello che c'è nel kit come ti viene presentato, va bene? Cioè... e non lo devi neanche usare tutto, non so se vi spiego, però tutte le varie cosine che ti danno in dotazione, mettiamola così, quindi farfalle, eccole qua, ad esempio le etichette, cioè si possono mettere ad esempio qua, qui così, cioè vedete,
la metti qui e uno volendo poi ci va a scrivere qualcosa. Metti qua così, ecco. Poi si va semplicemente a dare una spolverata con il distress perché lega un po' il tutto. Si vede, io ho sempre paura di essere fuori. Spero che si veda anche con questa luce perché adesso sto usando una luce attaccata al telefono. Perché se uso quella grande, diciamo così, della stanza, mi cucino perché fa un caldo pazzesco e quindi volevo evitare di usare proprio quella luce lì. Quindi anche per i vostri scrap, cioè le carte che avete in più, questa qui è una bella idea di, diciamo così, riciclo, va bene? Cioè le usate per queste cose qui, va bene? Poi dentro, siccome che io suppongo che chi riceverà questo junk ci metterà una sua foto, però per il momento è un po' brutto che si veda questo spazio vuoto qui. Quindi cosa ho fatto? Ho ritagliato quella che era una bustina all'interno del kit, vi faccio vedere. Era una bustina di questo tipo qua che serve per fare le pocket. Io ho tagliato gli angoli. L'ho attaccato ad un pezzo di dizionario, vedete, e semplicemente lo vado a infilare qua. E poi niente, quando la persona lo riceverà, se vuole, va a metterci una sua foto, ci fa quello che vuole, va bene? Quindi basta, questo è quanto. Però semplice, carino. Poi qui la cosa carina è che allora, o lo andate a incollare, vedete, con la finta cucitura sembra che sia stato cucito la pagina, quindi io potrei scegliere una pagina così, un po' a caso. Potrebbe essere, boh, non lo so. La potrei mettere ad esempio qua. Allora, o la incollo, cioè. Allora, o la incollo qui con la colla e poi creo proprio un qualcosa che si apre e si chiude in questa maniera qua. Però io in questo caso preferisco metterci una graffetta perché così la persona che riceve questo junk poi può vedere se tenerla qui, spostarla da qualche altra parte, incollarla da qualche altra parte, quindi preferisco lasciarla libera. Va bene, quindi la lascio così per il momento. Poi, altra cosa, vediamo un po'. Allora, vediamo che 18 minuti, aiuto, devo fare un po' la svelta. Devo fare un po' la svelta, ce la faccio. Ce la faccio. Allora, vi faccio vedere la busta, però la busta bene o male ve l'avevo già fatta vedere. Allora, facciamo così, tanto, più o meno la busta vi ho già fatto vedere come fare, per cui magari questa ve la evito. Allora, per fare la busta l'ho aperta in questo modo. Ho appiccicato anche qui sempre un kit di questo TLC Creation. L'ho appiccicato qua. Qua dietro vado a mettere della carta pocciata nel caffè, perché poi anche questa non la incollo, ma la metterò con una graffetta. Mentre qui andrò ad utilizzare ad esempio tutti quei rimasugli che mi sono rimasti per fare il porta CD, va bene? Quindi tutte queste carte qua le vado a appiccicare in questo modo qui, vedete? Cioè qua, qui, va bene? Dove mi rimangono i buchi vado ad aggiungere dei pezzi di dizionario o il mio solito libro tedesco, va bene? Quindi magari questo qui ve lo salto perché tanto bene o male, poi vabbè. Se avete bisogno, ditemi che io vi faccio vedere anche quello. Non so. Allora, l'altra cosa invece che magari è più, non so, non vi ho mai fatto, cioè ve l'ho spiegato, ma non ve l'ho fatta vedere.
è questo tipo di abbellimento qua che io ho visto da Artimaids. Allora, è fatto con una busta sempre porta CD di questo tipo, vedete che è trasparente. Ora, ovviamente può essere fatta la stessa cosa con le buste, quelle di plastica quelle con i buchi per intenderci, va bene, i fogli, come si chiamano quei fogli lì? Quelli che vanno nei notebook con gli anelli, per intenderci, piuttosto che potete fare la stessa cosa con la carta, quella dei cereali, questa qua. Aspetta. Questa qui, va bene. Però, visto che ce l'avevo, utilizzerò questa qui, va bene, anche perché ha la forma già della tag, quindi viene un po' abbastanza comodo. Allora, come si fa? Allora, si deve tagliare la busta per creare l'apertura, perché altrimenti non riesco a mettere dentro il mio adesivo. Allora, in questo caso io userò un adesivo, appunto, che è questo qua. Sempre preso dal kit di Nick the Booksmith, che si chiama Herbarium, mi pare, ma comunque ve l'ho messo nel link l'altra volta, ve lo rilinco ancora, va bene. Però la cosa carina sarebbe mettere, ad esempio, un fiore finto secco, no, scusate, non un fiore vero secco, ad esempio, piuttosto che si può mettere anche una farfallina, cioè adesso tipo queste qui che ci sono nel kit, vabbè, questa è un po' piccola. Però anche una farfallina così messa qua in mezzo ci sta bene, va bene. Potete anche poi tagliarla più piccola, però vabbè, in questo caso questo robo qui è enorme, quindi ci sta bene così. Quindi primissima cosa, lo apro in due e vado a appiccicare il mio adesivo. Il mio adesivo qua. Magari non proprio nel mezzo, perché tanto poi. Perché devo vedere. Non vedo dov'è la fine. Ok, allora è qua. Spero di andare piuttosto dritta perché non si vede. Mettiamolo un po' più in qua. Manca la punta perché appunto vi dicevo che i miei fogli adesivi non sono proprio a 4, ma sono sono un A5, mi sembra. Boh, comunque non è un problema, si va ad aggiungere e via. Ok, ecco, questa è la prima parte. Si chiude così, vedete che si apre in questa maniera qua. Va bene. Poi io ho già creato sempre con la Big Shot, con delle fustelle, la cornice, diciamo, di questa tag qui. Allora, io però avevo un quadrato che arrivava fino a un certo punto, quindi praticamente niente, il resto lo taglio, diciamo così, manualmente. Quindi, allora, prima cosa passo un po' di distress, che ho visto che non l'ho passato nei bordi, sui bordi. Sono sempre due pagine di dizionario attaccate insieme. Una punta di colla. Ora, in questo caso è meglio che sia una colla un po' potente, ecco, quindi tipo la UU, però in stick, piuttosto che queste qua aceto viniliche. Adesso guardo se l'ho più o meno centrato.
Allora adesso taglio l'eccesso. Attenzione perché c'è la linguetta che fuoriesce, quella non la dobbiamo tagliare ovviamente. Cioè vedete qua, questa non va tagliata, a meno che non vogliate tagliarla. Io non la voglio tagliare, quindi ok. Allora vedete, questo qui è il primo, poi faccio la stessa cosa per dietro, quindi metto un goccio di colla. E vado a... aspetta che non ho... mi stavo dimenticando di passare il distress. Aspetta, velocemente una passata anche qua, che ci sta sempre bene. Sì. Giusto per... e poi... lo metto sopra. E poi niente, vado a togliere l'eccesso. Poi una volta che si sarà asciugato, darò un punto anche con la macchina da cucire, però lo potete tenere anche così, cioè non è che è un optional, diciamo, va bene, cioè fate anche in base ai vostri gusti. Se non passate la macchina da cucire dovete dare un goccio di colla anche qua nel mezzo, perché io l'ho lasciato aperto perché so che comunque poi passo appunto con la macchina da cucire, va bene. Poi qui, sempre stando attenti di non prendere la linguetta, quindi niente, adesso vado a dare un punto con la macchina da cucire e poi finisco il tutto. Allora adesso sono andata a fare i contorni, vedete, attorno appunto alla mia tag, mettiamola così. Ho anche aggiunto un pezzo di stoffa avanzato della copertina, l'ho semplicemente attaccato con un po' di colla. E poi volendo in ultimo si può attaccare sempre un pezzo di dizionario con sopra una scritta, in questo caso è l'adesivo che fa riferimento a questa pianta qua, che è sempre nel kit, e basta, questo qui si va ad incollare sopra, magari qua un po' nel mezzo, si può fare una roba del genere. Anche qui poi si potrebbe mettere la farfallina qui, cioè volendo potrebbe starci bene, non lo so, ci penso. Poi qui eventualmente si può fare un buco con la Crocodile, se l'avete. Allora, e si fa l'occhiello. Questo è un po' un optional, però allora vediamo
suo mucchiello può andare bene, tipo questo qua. Questi si trovano anche al brico, eventualmente, questi sì, cioè non la Crocodile che si trova su Amazon, però... Ecco, e poi qui posso usare sempre un pezzo che mi è avanzato della copertina come fiocchetto, diciamo. Cioè ormai questo tessuto qua lo vedrete molto spesso perché ne ho veramente tanto ed è bellissimo secondo me. Quindi nel frattempo mi si sta scaricando la luce, spero che si veda. Boh. Speriamo, speriamo. Perché volevo farvi vedere un'ultimissima cosa. Ecco qua, vedete? Ecco, fatto, finito. Carino, no? Mi piace. Allora, con i rimasugli della punciata che ho fatto per creare questa finestra qua, mi sono rimasti due quadrati così, giusto? Vediamo se si vede perché ormai la luce è andata. Niente, mi tocca accendere l'altra? Arrivo, aspetta. Bene, comincia il bagno di caldo, aiuto. Vabbè, comunque mi si sono creati questi quadrati qui. Con questi quadrati si possono fare delle taschine, cioè io vado a incollarle insieme, molto semplicemente, o con la Pritt o con questa colla qua o quello che avete. Oddio. Volendo si può dare anche una cucitura con la macchina da cucire, altrimenti semplicemente così, se avete un poncho di questo tipo, un poncho, ecco, avete creato una pocket. Questa pocket qui, se avete preso il kit, potete poi abbellirla con quello che avete in dotazione nel kit. Quindi ad esempio vedete, così avete la vostra piccola pocket. Ok, eccola qua, si vede? Spero di sì. Boh. Ad esempio le farfalline, cioè già con una farfallina qua così va già bene, è già carino secondo me. Altrimenti se c'è qualche immagine che non usate, ad esempio dov'è? È sparita. Vabbè, ad esempio questa qui che sarebbe di per sé una pocket, vabbè sì, potrei anche fare una roba del genere. Taglio via queste cose qui, le linguette. Vado a squirire un po' i bordi, così non si vede il bianco del taglio che ho fatto. E poi posso, ad esempio, così è troppo lungo, lo vado magari a tagliare un po'. Farò una pocket nella pocket, cioè qui posso anche tenere lo spazio per creare un'altra pocket, non so se mi sono spiegata. Cioè praticamente vado ad incollare soltanto tre lati, quindi questo qua, questo e questo qui. E poi lo incollo semplicemente sopra. Quindi ho creato una pocket qua, cioè uno spazio qui e un altro spazio qua.
vedete? E poi volendo qui vado ad aggiungere anche la farfallina, che secondo me ci sta bene, ma che carino, ok? Boh, ma sì, niente ragazzi, io avevo altre cose da farvi vedere, però mi sa che il video diventa troppo lungo, quindi ci vediamo prossimamente. Spero ragazzi che questa cosa vi sia stata utile e vi sia piaciuta, come al solito fatemi sapere nei commenti, che mi fa piacere, se avete consigli anche quelli sono ben accetti, e niente ragazzi, un bacione, alla prossima, ciao ciao!